Ferragosto, a tutti voi che ci state seguendo, come di consueto andiamo a dare uno sguardo alle prime pagine dei giornali nazionali e locali. Apriamo con la stampa nazionale, appunto, come sempre, con la prima pagina della Repubblica. Andiamo a vedere qual è il titolo centrale di questo quotidiano. Migranti, il flop di Meloni. Sono già arrivati in 100.000, nel 2022 erano la metà. Falliti gli slogan e i piani per fermare le partenze. Bonaccini, il peso dell'accoglienza scaricato sulle regioni. Ieri altri 12 morti, il governo chiede aiuto alle ONG. Poi si parla anche del salario minimo, Conte. La Premier vuole una guerra tra i poveri. Questa è la situazione e come titola il quotidiano La Repubblica. Passiamo ora al Corriere della Sera e il suo titolo centrale, anche qua dedicato alle tasse sulle banche. La scelta di Meloni agita gli alleati. Malumori nella Lega, non siamo cameriere. E queste sono le richieste di modifica di Forza Italia, le divisioni su Le Pen. Così il Corriere della Sera che fa un approfondimento anche sul Covid. Ora è un'influenza, scrive, a chi è consigliato il vaccino. Circolare del Ministero, indicazioni per fragili e over 60. Andiamo avanti con la nostra rassegna stampa, vedendo anche la prima pagina del giornale. Cosa ha in mente Giorgia? Così apre questo quotidiano. Meloni rivendica la tassa sugli extra profitti delle banche, dall'alluvione al MES, dalla manovra con poche risorse agli sbarchi. Ecco le vere priorità. Per Forza Italia, caso chiuso, ma Tajani avverte cambiare il testo. Questa è l'apertura del giornale. Andiamo a vedere invece anche la prima pagina della Verità. L'accusa del giudice della Corte dei Conti sul reddito Tridico ha fatto danni per 1 miliardo all'anno. Gli omessi controlli hanno permesso che una fetta enorme del provvedimento voluto dai 5 Stelle non finisse ai poveri, ma agli approfittatori. Il presidente dell'INPS si accontentava delle autodichiarazioni fasulle. Questa è la situazione. E poi un approfondimento anche per il piano rimpatri, è stato fatto, ora si cambia, ecco il nostro piano per i rimpatri. Questa è un'intervista al commissario all'immigrazione Valerio Valenti, si riportano tutti i dati degli sbarchi e delle nazionalità. Andiamo avanti con la prima pagina di Libero che si dedica invece all'addio di Roberto Mancini dalla panchina della Nazionale. Tutta la verità sul mio addio alla Nazionale. L'ex CT, la clausola sulla qualificazione agli europei era ingiusta, ma c'è altro. Così Roberto Mancini sul suo addio da un momento all'altro, come un fulmine al ciel sereno. Passiamo alla stampa poi con Bardonecchia, fango e paura, questa è la situazione. La perla della Val di Susa, travolta domenica sera da un'onda d'acqua e detriti alta 6 metri, sfollati, danni ingenti. Questa è la situazione. Proseguiamo ancora con il manifesto e la sua prima pagina. Sud American Psycho, questo il titolo nella fotonotizia. Violenza, inflazione, crisi del sistema politico lanciano l'estrema destra di Javier Milei verso le presidenziali in Argentina. In tutto il continente spopola la ricetta ipersecutaria lanciata in Centro America da Bukele. Questa è la situazione in Argentina. Andiamo avanti anche con il foglio e il suo colonnino d'apertura. Le afghane infilano gli esercizi di matematica in mezzo al Corano. Il grande reset talebano vuole purificare il paese, ma ha delle falle e i giornalisti si arrabattano. Questa è la situazione.
presentata nel colonnino d'apertura del foglio. Andiamo avanti anche guardando la prima pagina del Gazzettino. Ecco qui. Titolo centrale: migranti, quote extra e visti rapidi. Via libera, 10.000 ingressi in più, procedure semplificate per i cantieri PNRR, piante dosi, espulsioni più veloci. E poi invece in taglio alto, Venezia, pattuglianti borseggi, 14 denunciati, questa è la situazione. E poi abbiamo anche il no al burkini nel Lido per sole donne, un approfondimento che faremo anche noi tra poco. Proseguiamo con la nostra rassegna stampa, andando a dare uno sguardo anche al Corriere del Veneto nella sua prima pagina. Cresce la rete dell''Ndrangheta. Inchiesta Taurus 2, intimidazioni, rapine e troppi incendi sospetti nel Veronese. Andiamo poi al Sole 24 Ore per andare a concludere la nostra rassegna stampa per quanto riguarda le prime pagine dei giornali nazionali. Un distretto su tre senza fibra ottica. Abruzzo, il polo della moda, cerca 10.000 addetti per i prossimi 2 anni. Questa nella fotonotizia invece. E poi ancora con l'alluvione in Romagna, i comuni vanno in deficit per avviare la ricostruzione. E poi un approfondimento anche sul calcio e l'inserimento del calcio d'Arabia. Neymar, forse Mancini, bazooka da 600 miliardi per l'OPA di Riyadh sul calcio. Questa è la situazione. Allora, adesso passiamo ai quotidiani locali, iniziano come sempre dalla prima pagina del Messaggero Veneto nella sua edizione di Udine. Titolo centrale: maltempo e burocrazia, i ritardi nelle perizie. Gli agricoltori chiedono di accelerare i tempi, difficoltà per trovare forniture e personale. Facciamo il punto proprio sul maltempo e i danni che la cittadina di Talmassons ha subito. Andiamo a vedere il servizio. 1.400 segnalazioni, più di 20 milioni di danni al patrimonio privato, 6 milioni per le aziende, 1.200.000 euro per gli edifici pubblici. Sono i numeri che fotografano gli effetti della grandinata dello scorso 24 luglio nel comune di Talmassons. Anche oggi, vigilia di Ferragosto, uffici comunali aperti per mandare avanti le incombenze burocratiche legate all'emergenza, compresa la distribuzione nella sede della Protezione Civile dei kit per la raccolta dell'amianto a terra. E poi il cantiere nella scuola e nell'annessa palestra, dove i lavori sono già iniziati con l'obiettivo di ultimarli in tempo per l'avvio dell'anno scolastico. Il sindaco Fabrizio Pitton. Questa palestra non è solo, diciamo, un'attività importante per la Volley di Talmasson con oltre 100 ragazzi, ma anche e soprattutto una palestra scolastica. E quindi già in questi primi giorni, tramite collaborazione della Protezione Civile, sono fatti sopralluoghi per una prima tipologia di intervento. La volontà e la forza che abbiamo avuto, e devo ringraziare l'impresa in questo caso che ha fatto l'intervento, impermeabilizzazioni Degano, siamo riusciti a coprirla, quindi oggi voi vedete già la struttura che ha la copertura rifatta. Quindi oggi possiamo già iniziare a pensare come iniziare a fare il pavimento, il parquet, perché abbiamo avuto la fortuna in 10 giorni di terminare il lavoro. Invece nella scuola vicina, sindaco, al momento, se rimane così, a scuola non si può andare a settembre, ma voi contate di farcela, insomma. Certamente, in questi giorni, da primo c'è stato un collegamento forte con i tecnici della Protezione Civile e con i nostri uffici tecnici. Il danno è quantificato in circa 250.000 euro e tutta la parte di copertura, appunto, dell'intero polo scolastico, perché noi abbiamo primaria e secondaria assieme. E io penso che già dal 20 agosto si possano iniziare i lavori, così ci dicono i tecnici della Protezione Civile, e penso che per il 10 di settembre potremo rientrare all'interno della scuola e iniziare nella maniera più normale possibile.
Continuiamo sulla prima pagina del Messaggero Veneto e vediamo anche la tragedia. Imprenditore di Corno di Rosazzo muore a causa delle esalazioni mentre pulisce una cisterna. Questa è la situazione. Andiamo poi a vedere le notizie di cronaca riportate di spalla. Cambia la raccolta dei rifiuti a Udine in altri 840 condomini. Andiamo dopo anche sulla sezione proprio dedicata a Udine, dove c'è l'approfondimento. Sulla tangenziale a 146 km orari, patente ritirata e supermulta. E poi il progetto per ricostruire la grande sedia, simbolo di Manzano. Come dicevamo, andiamo a vedere anche la pagina di Udine, dove appunto si riporta la notizia del cambio della raccolta dei rifiuti. Arrivano i cassonetti in altri 840 condomini. Il sindaco: vogliamo migliorare il servizio, ci saranno aumenti contenuti. Nello studio della NET si ipotizza anche di raddoppiare gli operatori di quartiere. Questa è la situazione per quanto riguarda il sistema della raccolta differenziata. Andiamo a vedere anche il Messaggero di Pordenone e come cambia la sua prima pagina. Ecco qua. Non si farà il nuovo inceneritore a Spilimbergo. E questo quanto annunciato dall'assessore Scoccimarro. Il termovalorizzatore sarebbe sorto troppo vicino alle abitazioni. E poi andiamo anche qua a vedere le cronache. Esposto in procura contro il taglio degli alberi all'ex fiera, la privacy blocca le cartelle cliniche di chi cambia medico. E poi hanno fatto esplodere le 7 granate trovate in un vigneto. Questa è la situazione. Fotonotizia poi al centro. Precipita dal campanile di Val Montanaia, l'allarme arriva attraverso gli Stati Uniti. Questa è la prima pagina del Messaggero di Pordenone, andiamo a vedere anche la pagina dedicata proprio alla città. Tigli all'ex fiera, esposto in procura, Ciriani, se non è reato è calunnia. Il bene comune ipotizza la mancata produzione di atti, la replica complotti da sinistra estrema. Proseguiamo la nostra rassegna stampa con la prima pagina del Piccolo nella sua edizione di Trieste. 2 dipendenti su 3 con il contratto scaduto. In Friuli Venezia Giulia il ritardo colpisce 275.000 lavoratori. C'è chi aspetta il rinnovo dal 2004. E poi in fotonotizia il caso Pedocin divide i triestini. Questa è la prima pagina del Piccolo di Trieste. Andiamo anche a vedere il Piccolo di Gorizia con la sua prima pagina. E anche qua si parla dei dipendenti, dei 2 dipendenti su 3 con il contratto scaduto, stesso titolo centrale del Piccolo di Trieste. Quello che cambia è il taglio alto con la fotonotizia Marina Giulia, le regole della spiaggia. Andiamo avanti con il Gazzettino e la sua prima pagina, che non si discosta da quanto abbiamo visto nella sua edizione della Venezia Mestre, ma come promesso vi dicevo che avevamo un approfondimento legato al Burkini, no, al Burkini, come vedete, nel Lido per sole donne. Scoppia il caso a Trieste nel bagno che separa maschi e femmine. Ci siamo occupati anche noi di questo con un servizio, andiamo a vedere, facciamo il punto. Non si placano le reazioni per il caso della protesta contro le donne musulmane andata in scena al bagno alla Lanterna di Trieste. Nella giornata di ieri un gruppo di donne aveva tentato di entrare nelle acque antistanti il cosiddetto Pedocini indossando vestiti e burkini, ma alcune triestine avevano contestato l'azione mentre altre ancora avevano preso le difese delle donne di religione islamica. Nessun parapiglia né sommosse popolari, ma attimi di tensione riportati alla calma dagli addetti alla sicurezza nel giro di qualche minuto, che però hanno lasciato traccia soprattutto in
ambito politico. La giornata di oggi ci ha pensato la sindaca di Monfalcone Anna Cesinta a tentare di ampliare i confini della polemica. La prima cittadina ha chiesto che dopo i fatti di Marina Giulia e del Pedocin si inizi ad affrontare un processo di integrità nazionale delle nostre realtà, perché è stato rotto il limite di tollerabilità sociale e urbana legata alla presenza degli stranieri. Una pratica, quella del bagno vestiti, che la Cesinta definisce incivile e intollerabile, auspicando che le contestazioni sollevate possano essere prese a modello in altri litorali della regione italiani, affinché si alzino altre voci come la mia. All'intervento della sindaca di Monfalcone segue quello di un altro leghista, il senatore e coordinatore regionale Marco Dreosto, che ha annunciato come il Carroccio abbia chiesto ai propri legali di lavorare a nuove norme a tutela del decoro pubblico che possono dare voce a una parte insistente della cittadinanza che chiede semplicemente rispetto. L'opposizione però non sta a guardare e rispedisce al mittente le accuse attraverso la presa di posizione di Enrico Buglian del Patto per l'Autonomia. Si tratta dell'ennesimo episodio a dimostrazione di quanto la nostra società abbia abbassato la propria capacità di riconoscere e rispettare le libertà altrui. L'asticella dell'intolleranza si è purtroppo alzata a livelli preoccupanti. Trovo sconcertante, continua l'ex sindaco di Turiaco, che le istituzioni comunali e la politica regionale continuino ad esasperare i toni e ad occuparsi con questa enfasi di come vadano al mare delle persone musulmane. Sarebbe sufficiente un po' di buon senso e di accettazione delle differenze culturali. Continuare solo ad imporre divieti a discriminare gli stranieri attraverso norme finora sempre bocciate dalla magistratura, certo non favorisce un percorso inclusivo nella nostra società. Serve un'azione congiunta fra istituzioni, non certo i costumi da bagno in sé, che fungono da armi di distrazione di massa. Passiamo ora alle prime pagine dedicate allo sport. Come al solito apriamo con la Gazzetta dello Sport. Ovviamente il tema centrale è quello dedicato alla panchina della nazionale italiana. Duello d'Italia, così titola la Gazzetta. La federazione vuole Spalletti CT, De Laurentiis fa muro. Vediamo perché. Perché il nodo è la clausola. Il presidente del Napoli non molla, ma la FIGC conta di dare nel weekend l'incarico. La verità di Mancini, non sentivo più fiducia. Questo è il motivo delle sue dimissioni. In taglio più basso troviamo invece le notizie di calciomercato, con il doppio sì da una parte Arnautovic con l'Inter, domani visite e firma, sabato può esordire, e poi invece Berardi sarà un nuovo giocatore della Juventus, c'è l'accordo infatti, però si tratta ancora con il Sassuolo. Passiamo al Milan, qui di spalla. Pioli inverte la rotta, Reinders, Loftus subito largo ai nuovi. E poi ancora a Roma con due regali per Mourinho, arrivano Paredes e Sanchez per continuare nel calciomercato. E poi passiamo al Corriere dello Sport, anche qua titolo centrale dedicato all'Italia. Vuoi l'Italia? Paga la nazionale a Lucio, ma c'è un ostacolo da superare. De Laurentiis blocca Spalletti, pretende i soldi della clausola. Il Napoli chiede 2,8 milioni per liberarlo. Grassani, la penale va rispettata. La FIGC, accordo molto complesso. Conte resta la prima alternativa. E poi abbiamo anche le parole di Mancini. Gravina poteva trattenermi se avesse voluto. Questa è la situazione, secondo Roberto Mancini. Vediamo anche il mercato, come dicevamo, colpi Roma, Paredes e Sanchez, poi affare chiuso, Arnautovic a casa Inter, oggi da Inzaghi. E poi la Lazio che apre la porta a Bonucci, c'è il sì di Sarri. Queste le ultimissime in chiave mercato. Passiamo infine a Tutto Sport con un augurio a Spalletti, così apre questo quotidiano. Incredibile retroscena, Mancini si aspettava una risposta alla PEC, ma Gravina ha colto la palla al balzo. Ora la FIGC si aspetta un gesto di De Laurentiis per liberare il tecnico scudetto. Questa la situazione per quanto riguarda la panchina dell'Italia.
Andiamo a vedere invece il mercato della Juventus, Giuntoli conto alla rovescia, lo scambio Lukaku-Vlahovic è ancora fermo, ma occhio a Berardi, Thuram e Diarra. A 2 settimane dalla fine del mercato la Juve ha molti fronti aperti, tra l'altro Juve che arriverà qui all'Udinese Arena proprio domenica nella prima sfida di campionato. Festa Toro, Juric dice grazie a Ilic, Vojvoda replica a Di Molfetta, poi decide una botta da fuori area dal serbo a 5 minuti dai supplementari. Fralpi Salò, KO quindi. Proseguiamo con anche un approfondimento sull'inserimento, come dicevamo, dell'Arabia per quanto riguarda il calciomercato. Dobbiamo aver paura degli arabi, il calcio italiano e quello europeo rischiano di essere marginali. Il piano della Saudi League è serio, rischi e opportunità. E poi ancora con Yannick Sinner, il nostro Yannick da Slam, tira più del Made in Italy, Sinner all'assalto degli USA. E poi l'esordio della nazionale del volley, questa sera alle ore 20, con la Romania e Gonu e Silla nell'arena per l'Euro Sogno Azzurro. E allora, adesso passiamo invece alle pagine dedicate allo sport di Gazzettino e poi Messaggero Veneto. Iniziamo dal Gazzettino a vedere anche quella che è la situazione legata a Samardžić, sospeso ma non resterà. L'Inter non accetta le nuove condizioni, ipotesi Pereira. Napoli, Bianconeri e West Ham sullo sfondo, possibili diversi scenari. Questa è la situazione per quanto riguarda Samardžić. Abbiamo anche noi un servizio di approfondimento con tutte le indiscrezioni di mercato, non solamente legate al caso Samardžić e ovviamente collegato anche Fabian, ma anche tutti gli altri interessamenti da parte di altre squadre verso i giocatori bianconeri e non solo, perché parliamo anche di Pereira che di fatto non è più un giocatore dell'Udinese. Diamo il servizio. È tornato il caldo afoso negli ultimi giorni sul Friuli Venezia Giulia e da qui a fine agosto ad aumentare la temperatura ovviamente ci sarà. Come sempre ancora il calciomercato che continua chiaramente ad essere protagonista nonostante le lamentele degli allenatori, vedi Sarri e Sottil, che hanno chiesto a gran voce di accorciare le sessioni estive. Ma questo è e non si può fare altrimenti e di conseguenza le voci continueranno ad esserci. Vedi quella su Beto che sembra essere tornato nei pensieri dell'Everton e del Nottingham Forest in Inghilterra, anche se al momento di concreto non c'è assolutamente nulla con il portoghese che è carico e concentrato in vista della sua terza stagione in Friuli. Terza stagione con i colori bianconeri addosso anche per Neuwen Perez, che nelle ultime ore sembrava fosse stato sondato dall'Ajax, che alla fine ha però virato le proprie attenzioni sull'ex Verona e Atalanta Schuttalo, che è volato quindi in Olanda per chiudere con i lancieri. Pericolo scampato quindi con l'Udinese, che adesso tornerà a concentrarsi sull'acquisto dell'ultimo centrocampista da inserire in rosa. Si è vociferato che la famiglia Pozzo stesse facendo un pensiero per Basic della Lazio, ma l'operazione sembra difficile e allora ecco che i nomi sono sempre quelli del Tucu Pereira e di Giovanni Fabian. Il primo adesso sembra essere tornato in realtà anche nelle mire dell'Inter qualora l'affare Samardžić non dovesse sbloccarsi e l'Udinese, come per scherzo del destino, lo prenderebbe a sua volta proprio qualora salutasse definitivamente il serbo. Fabian invece potrebbe giungere in Friuli anche in un'operazione a questo punto slegata da Samardžić, un'operazione che Inter e Udinese avevano già raggiunto e definito in tutti gli accordi. Non resta che attendere e scoprire cosa succederà nelle prossime ore. Nelle prossime ore sicuramente ci sarà la sfida contro la Juventus in programma per domenica nella prima gara di campionato. Andiamo a cercare di sciogliere i dubbi per quanto riguarda l'unico vero ballottaggio, se vogliamo, per questa sfida, anche perché torna Perez dalla squalifica, però c'è il solito dubbio Camara Zemura sulla fascia sinistra. Questo è l'approfondimento di Guido Gomirato. Andiamo avanti. E andiamo ancora con altri sport. Il tennis.
in 20.000 all'euro per i due challenger. Grande risposta di pubblico con 2.000 persone a seguire le finali. Il bilancio di Serena Raffin, splendido lavoro di squadra, da Alcaraz a Musetti. E poi anche con la food bike, doppio podio della polisportiva Lizzi con Moira Forner all'Eurocup di Praga. E poi abbiamo anche il futsal giovanile, Bianco resta al Macan, mi piace costruire questa altra notizia. Ultima pagina del Gazzettino. Mikalic, voglio un agonismo feroce. Primo giorno di lavoro per la Gesteco, una missione ambiziosa, 5 volti nuovi. Redivo l'unico straniero, Marangon e Isotta sono i giovani in rampa di lancio. Tra pochissimo andremo anche ad ascoltare le parole del capitano Rota. Andiamo a vedere però anche il ciclismo con i dilettanti, il Giro Friuli Venezia Giulia 2023. Parte a fine mese da Palazzolo e poi il biathlon con la Vitozzi che fa centro alla prima uscita. Passiamo ora al Messaggero Veneto e alle sue pagine sportive. Ci dedichiamo quindi agli approfondimenti, anche qua si parla ampiamente di Samardžić, pressing udinese per l'Inter, scaduto ieri sera. L'ultimatum dettato dal club nerazzurro, il padre del serbo, dissertata, due appuntamenti per la firma, vuole le commissioni, Pozzo ha due giorni per convincerlo. Questa è la situazione per quanto riguarda Samardžić, che ci ha riassunto perfettamente Alessandro Sursa nel suo servizio. E poi tutte le altre trattative con il PSG, dopo l'addio a Neymar, bussa in casa della Juventus per Chiesa. Questa la situazione. Andiamo avanti, sempre per quanto riguarda la nazionale. Tra Spalletti e la nazionale una clausola di 3 milioni. Il tecnico di Certaldo, primo nella lista del presidente Gravina per sostituire Mancini, ma l'accordo di separazione dal Napoli va pagato, spiega l'avvocato Grassani. Ritorniamo un attimo sull'Udinese con la campagna abbonamenti, la squadra piace e gli abbonamenti volano, il sogno è quota 15.000, campagna abbonamenti che è stata prolungata. E poi ritornando ancora una volta alla nazionale, Pafundi, grazie di cuore Mancini, quello che lo stesso Pafundi ha pubblicato sui suoi canali social, un ringraziamento per Citti Mancini che ha creduto in lui fino al primo istante. Ed eccoci di nuovo qua con la Gesteco, già al lavoro, Capitan Rota alla carica, vogliamo migliorare, da raduno ieri al palazzetto di Cividale, giovedì abbraccio coi tifosi, all'appello manca soltanto Redivo, convocato dall'Argentina. E come promesso, quindi andiamo ad ascoltare le parole del capitano, intervistato per noi da Stefano Giovanpietro. Eugenio Rota, Capitan Rota, si ricomincia quest'anno. Se il primo anno è stato entusiasmante di scoperta della 2 per Cividale, quest'anno è quello delle conferme in un girone che è tostissimo, non sarà facile. Ma sicuramente hai detto tutto tu, insomma, io posso confermarti quello che hai detto. Ci sono meno squadre, ci sono squadre più forti, ci conoscono e quindi sicuramente quelle che l'anno scorso potevano essere le difficoltà di approccio, quest'anno saranno le difficoltà di conferma. E noi dovremmo farci trovare pronti come ci siamo fatti trovare l'anno scorso, ancora di più, ma come ci siamo fatti trovare pronti il primo anno in cui è nata la società. Insomma, è quello che abbiamo sempre fatto, dobbiamo continuare in questo percorso nato ormai 3 anni fa e portarlo avanti. Ecco. È ancora presto magari per dare giudizi, però tanti ragazzi nuovi arrivati, dal primo approccio, insomma, come ti sono sembrati, poi bene o male li abbiamo conosciuti tutti sul parquet l'anno scorso, però anche umanamente come ti sono sembrati? Ma adesso non voglio dire cose non vere perché li ho conosciuti 2 minuti fa, quindi è difficile, però sono tutti ragazzi giovani, tutti ragazzi che sembrano perfetti per la filosofia di questo posto e quindi questa cosa non può che essere buona, poi bisogna
Il 14 di agosto è difficile fare previsioni, però i presupposti sono ottimi, quindi non vedo l'ora di iniziare a giocare insieme a loro. Ecco. Dovrai insegnare a loro che cos'è la marea gialla, lo scopriranno presto, però intanto sulla campagna abbonamenti c'è stata una risposta importantissima del pubblico, che è sempre un'arma di questa squadra. Beh, è stato assurdo, cioè nel senso, leggo i numeri, penso che quando 3 settimane fa era 1.400, penso che ci siano tante squadre di A2 che 1.400 non li fanno di media di spettatori in totale, e quindi la conosceranno senza che io gliela presenti, perché sono davvero tantissimi, c'è un entusiasmo incredibile e avranno modo subito di capire in che posto sono finiti. Ecco. Parliamo anche della PU, che invece inizierà il suo raduno domani. Clark e Delia, visite però prima del raduno. E poi andiamo avanti anche con il tennis, ancora una volta con Jannik Sinner, che è il numero 6 del mondo, adesso Cincinnati e gli US Open. Un altro Masters 1000 per l'azzurro dopo il trionfo di Toronto. Ultima pagina, ecco qua, ci concentriamo adesso sul volley, ci dà nel girone A di A2. Il sogno promozione ricomincia con Bologna, debutto a Lignano l'8 ottobre, poi la trasferta di Soverato dopo la regular season, le due pool per salire e per salvarsi. E poi anche l'atletica con il salto con l'asta in Villa Manin, appuntamento a sabato 26, e poi il calcio con la Pasianese, si riparte dai giovani, un cambio nella continuità. E questa era l'ultima pagina che abbiamo visto insieme nella nostra rassegna stampa. Come sempre, prima di salutarci, vi vado a ricapitolare quelli che sono i programmi della nostra giornata. Oggi programma dedicato alle dirette solamente per quanto concerne i nostri telegiornali in diretta serali, partendo come sempre dalle 19 con il nostro TG Sport. Ci ritroviamo dopo con tutte le notizie e gli approfondimenti dedicati alla giornata di oggi e alle indiscrezioni di mercato, ma anche per quanto riguarda la nazionale italiana, e poi alle 19.15 il nostro telegiornale di cronaca. La nostra prima serata alle 21.15, Stranger in My Bed, questo è il film che vi proponiamo questa sera. Adesso io vi saluto, vi lascio alle previsioni del tempo per la giornata di oggi. Si prospetta essere una bellissima giornata, calda, esattamente come ieri. Ci vediamo più tardi con il TG Sport. Nel frattempo vi auguro un buon Ferragosto. Amici di TV12, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Giornata di Ferragosto caratterizzata ancora dalla persistenza dell'anticiclone africano, che ci regala una giornata all'insegna del bel tempo, ma con clima anche caldo, raggiungendo punte di 34 gradi. Diamo uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa sulle province di Udine e Pordenone. Ci attende una giornata appunto stabile ed assolata, con cieli sereni o poco velati, clima già miteo, piacevole al primo mattino, con minimi intorno ai 20-22 gradi, caldo nelle ore centrali del giorno con punte di 34 gradi. In dettaglio sulle province di Gorizia e Trieste, anche qui il sole continuerà ovunque a splendere. Sul goriziano minime intorno ai 22 gradi, valori intorno ai 24 gradi invece sul triestino, temperature massime che anche qui raggiungeranno punte di 32-34 gradi. Tutti i dettagli come sempre sull'app di Trevi Meteo.